ritrovati ai telespettatori di Extra, il nostro settimanale quest'oggi vuole ritornare su quelli che sono stati i fatti di Parigi, ovviamente noi lo faremo con una chiave locale e sentiremo i protagonisti della comunità islamica del BCO, ma poi ci siamo interrogati anche su che cosa voglia dire. Innalzare la sicurezza nel Berbano Cusiossola lo faremo col vice prefetto reggente, ma subito vi presento l'ospite che sarà in studio con noi, un volto che voi tutti. Conoscete molto bene Don Renato Sacco. Benvenuto, Don Renato. Ecco, grazie. Per la verità è un ritorno ad extra di Don Renato. Poi voi lo conoscete perché conduce proprio sui nostri teleschermi Non di Solo Pane. Allora, eh, dicevamo proprio in queste ore in uh, Prefettura Villa Taranto a Verbagna, a seguito di quella che è la direttiva nazionale diramata dal governo, dal Ministero dell'Interno, circa il rafforzamento della sicurezza sul territorio nazionale, la Prefettura. La struttura del VCO ha chiamato a raccolta in quello che è il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza le forze dell'ordine per fare il punto relativamente al nostro territorio. E allora la nostra Maria Elisa Gualandes ha chiesto al prefetto Basilicata di fare il punto della situazione. Sentiamo che cosa ci ha risposto, poi subito commenteremo con Don Renato. L'innalzamento dei livelli di sicurezza contro atti terroristici riguarda anche eh, il nostro territorio, quali sono i provvedimenti indicati dal Ministero che voi state prendendo in questi giorni? Eh, beh, certamente la direttiva del Ministero riguarda tutto il territorio nazionale. Va da sé che poi le misure vanno declinate su quelle che sono le emergenze o le esigenze del territorio. Eh, stamattina abbiamo avuto un incontro con le forze di polizia appunto per valutare ehm, se fosse emerso negli ultimi tempi qualcosa di nuovo, perché evidentemente eh, conosciamo il nostro territorio, sappiamo che cose di particolarmente sensibili non ci sono. Eh, però fare una verifica è sempre bene e eh, elevare il livello di attenzione può essere in questo momento eh, necessario oltre che opportuno. Ecco. Ci sono dei centri di cultura islamica sul territorio? Sì, a noi uh, risulta l'esistenza di tre centri di cultura islamica, uh, uno a Gravellona, un altro a Omegna e un altro a Domodostra, più un'associazione un, un culturale uh, dei de, de, de residenti nella nostra provincia di origine senegalese. Noi abbiamo prestato attenzione a questa presenza, ehm, ma eh, quello che io ritengo opportuno e eh, confortato anche dai, dai responsabili provinciali delle forze dell'ordine è in questo momento avere un'attenzione sicuramente eh, maggiore su tutti gli obiettivi che sono normalmente sensibili eh, eh, perché ehm, non, non, non per dare ragione ai terroristi che vogliono farci paura, ma proprio perché eh, la, la cittadinanza deve poter stare tranquilla ed essere ragionevolmente certa che le forze dell'ordine sono pronte a fare la loro parte. Allora, perché siamo partiti da questo stralcio di intervista al prefetto reggente del Verbano Cusostro? Perché introduce poi quelli che sono stati anche parte del dibattito che si è sviluppato a livello nazionale, anche su scala locale, eh, dopo i fatti di eh, Parigi? Eh, perché Perché si parla eh, in maniera sempre più forte anche di quella che è la gestione dell'immigrazione, e non è un caso che in studio noi eh, abbiamo deciso di portare Don Renato Sacco perché è una persona che nel Verbano. Urbano Cusiossola si è speso molto per quello che è il dialogo interreligioso. Eh, in questi giorni lo abbiamo sentito, don Renato: non bisogna accomunare i terroristi alla comunità islamica. Per quella che è la tua esperienza sul territorio, che cosa puoi dirci? Sì, innanzitutto grazie del fatto di poter confrontarci e offrire anche a chi ci ascolta una parola un po' diversa, direi anche alla luce non solo del territorio di cui parliamo ma anche dell'esperienza. I nostri telespettatori hanno visto, credo forse grazie a VCO e a poche altre televisioni in Italia co come voi, quante volte abbiamo parlato dell'Iraq. Quante volte abbiamo presentato interviste a imam, a vescovi, eccetera, in un Iraq che non è proprio Disneyland, dove raccontavamo di bombe, di massacri, di moschee, di chiese, di violenze, di rapimenti. Un po' con la distrazione di, del mondo dell'informazione, che dice, vabbè, finché arriva Baghdad è un pallino di Don Renato, perché ci va sempre. Ecco, invece, credo che sia importante leggere, quelle esperienze e anche le belle testimonianze che ho vissuto e riportarle anche qui. Qui abbiamo vissuto tutti questi anni nel cammino del dialogo, penso ai tempi nel 2001 quando c'è stato l'attentato alle torri gemelle, abbiamo partecipato insieme ad Ali Boujbika, rappresentante della comunità islamica, e ad una donna che era la responsabile della... Comunità protestante della Chiesa evangelica Anne-Zell. Insieme diciamo abbiamo fatto un terno fisso ed eravamo una voce comune per dire il nostro Dio, comunque lo chiamiamo, non può essere mai un Dio di guerra, né contro le torri gemelle né poi, come si è verificato, come vendetta la guerra in Afghanistan, eccetera. Quindi abbiamo da sempre lavorato con una volontà di dialogo fino ad arrivare, ma magari lo diciamo anche dopo come un segno bello, sul nostro territorio abbiamo un prete, Don Nur, che è figlio di un papà musulmano morto l'anno scorso, mi sembra, abbiamo pre presentato anche questo nella nostra televisione e lui è prete cattolico, è un segno vivente del dialogo. Ecco, eh, peraltro oggi nell'edicole ad una settimana da quello che è stato l'attentato di Parigi è ritornato il settimanale eh, satirico che è stato colpito. Stiamo vedendo proprio la prima pagina di Charlie Hebdo. Eh, tutto è perdonato con raffigurato il profeta e Je suis Charlie recita appunto la prima pagina. Poi eh, le pagine interne che stiamo vedendo, per esempio, domenica dice diciamo, eh, quella vignetta eh, più persone in piazza a Parigi che, eh, nel, che a Messa. Anche questo è, fa parte no, di quello che è il mondo di Charlie Hebdo. Tu eh, sai che l'opinione pubblica anche dell'informazione mondiale si è divisa sul fatto che eh, appunto questo settimanale ha pubblicato queste vignette satiriche. Tu che idea ti sei fatto? Ma io confesso che non lo conoscevo e la mia idea è Credo la, la, la conclusione, si può scrivere di tutto e se uno non condivide prende la stessa penna e denuncia alla procura, abbiamo sentito prima il prefetto, e eh, va per vie legali. Non c'è mai una vignetta, un articolo di giornale, qualsiasi cosa, un'idea che giustifica la violenza e l'uccisione. Questo credo sia importante, al di là del fatto che uno può dire mi piace o non mi piace. È la, la conclusione finale che è drammatica. Qui siamo di fronte a qualcuno che ha detto: Le tue vignette mi portano a ucciderti. Ed è lì il grosso errore. Non tanto perché credo che lì, Allah non c'entri niente, poi si usa Allah, si tira per la giacca, si bestemmia Allah dicendo che c'entra in questa cosa. Ma il, la tragedia è. Io ti uccido perché la pensi diversamente da me. Questa dovrebbe essere la base. Per, per ogni discussione. Allora, all'indomani dell'11 settembre anche a livello provinciale i segni di quell'attacco terroristico erano ben evidenti. Transitando lungo la uh, statale del Sempione nei pressi di Selle, i militari stazionavano giorno e notte nei pressi del tunnel ferroviario del Sempione perché in quell'occasione si identificò proprio la Galleria Internazionale, la Galleria Ferroviaria, come un luogo sensibile da tutelare contro eventuali attacchi terroristici. Oggi da dopo tanti anni di distanza da quell'attacco ehm, l'allarme eh, sicurezza in Italia eh, ha centrato il suo, la sua attenzione su altri obiettivi, ovviamente rimangono tanti posti sensibili anche nel Verbano Cusiossola come ci ha detto il prefetto ma su questo tema è tornato ancora al microfono di Maria Elisa Gualandri, sentiamo Per voi potrebbe essere una fonte di problema, di preoccupazione? No assolutamente no eh, le, 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 le vie di comunicazione, eh, cioè, voglio dire, eh, noi abbiamo eh, il, le regole di Schengen che ci tengono, come dire, ragionevolmente eh, allertati ma anche tranquilli. Voglio dire questo, quello che è successo in Francia. Eh, eh, è stato eh, per iniziativa di cittadini francesi, lì residenti, eh, con il, il, il loro eh, come dire, centro eh, di interesse in quel paese, nella capitale o vicino alla capitale. Eh, erano eh, persone anche note. E quindi voglio dire, non è che siano venute necessariamente da chissà dove, hanno viaggiato, hanno avuto la libertà di viaggiare, non so come questo sia potuto accadere, ma è evidente, non lo dico io, eh, e i servizi segreti francesi evidentemente qualche, eh, qualche piccola eh, eh, frattura l'hanno evidenziata in questo frangente. Quindi voglio dire, eh, erano in Francia da diverso tempo, eh, io spero che in Italia conosciamo i nostri, cioè eh, basta qualche malintenzionato presente sul nostro territorio, non deve venire necessariamente da fuori. Questo vale anche per i profughi che sono ospitati qui nel VCO: bah, i profughi dal momento in cui sono ospitati. In strutture eh, tutte gestite da eh, entità di carattere istituzionale, almeno fino a questo momento. Eh, parlo del CIS verbano eh, del, di Verbania, del CIS dell'Ostola, del comune di Omegna, sono lì, sono stanziali, eh, fanno una loro vita, come dire, comunitaria. Eh, le, la cui attività è direttamente riscontrabile eh, da, da, dai gestori di questi, di questi centri, io penso che il problema non possa provenire da lì. È evidente che, eh, con questi disperati, sono arrivati un sacco di, eh, di immigrati provenienti dalle parti più disparate dell'Africa. E del Medio Oriente non tutti si sono fermati da noi. Molti sono andati in Germania, in Svezia, in Norvegia e di queste persone noi non possiamo dire niente, semplicemente perché non le conosciamo. Io spero che siano persone per bene come quelli che ospitiamo noi. Allora, Don Renato, ehm, sì. Ci eh, immettiamo in quello che è il dibattito vivo poi, no? perché in questi giorni dopo i fatti di Parigi in molti hanno portato alla luce quella che è la gestione degli immigrati in Italia. Si dice, la Lega più che altro come forza politica ha uh, cavalcato sull'onda emotiva di questa situazione eh, appunto uh, l'arrivo di questi, mh, il prefetto dice, disperati dei migranti sulle coste italiane che poi in parte rimangono nel nostro paese chiedendo asilo. nella buona parte invece emigrano verso il nord. Se riescono il loro sogno è quello. Ma no, io credo che ci sia. Non giudico le coscienze, ma da quello che leggo che ci sia malafede, cioè che ci sia qualcuno che coglie una tragedia per capire che bisogna parlare alla pancia della gente, magari per raccattare un po' di voti. La Le Pen in Francia che parla della pena di morte, e vorrei dire anche del presidente israeliano Netanyahu che non era stato invitato e che proprio diciamo, il comportamento del governo, non parlo degli ebrei, ma del governo israeliano con quello che è successo a Gaza, non è che uccidere a Gaza con dei bombardamenti sia meno grave che quello che è stato fatto. Se dobbiamo dire è folle quello che è successo a Parigi, e lo diciamo, lo diciamo per tutti. E lì c'è qualcuno che ha cavalcato la prima fila, penso anche a qualche giornale, non facciamo nomi, ma che titolava Questo è l'Islam. Eh, ma questo è un giornalista da denunciare, perché questa non è cattiva informazione, è informazione in malafede e credo che ci sia davvero, adesso leggevo i post appunto di Salvini su Twitter, questi ci hanno dichiarato guerra. Io credo che ci sia davvero questa volontà di pescare nel torbido, sapendo la, la gente, la crisi, la paura. Eh, ricordo solo che non una persona come me, parroco di piccoli paesi, ma un neocardinale, il vescovo di Agrigento, in questi giorni, eh, ha detto: Ma innanzitutto il Mare Nostrum l'abbiamo chiuso quindi non accogliamo più con un po' di umanità chi scappa, come diceva il viceprefetto, da queste zone. Non dimentichiamo che scappano da zone dove noi siamo andati anche a fare la guerra. Ma poi dice. Ma quante volte gli italiani sono stati accomunati nella loro migrazione ai mafiosi? Italiano mafioso e noi ci abbiamo messo del tempo a dire che non tutti gli italiani sono mafiosi. Allora dire i musulmani sono terroristi, i terroristi arrivano con gli stranieri o con gli sbarchi, chiudere Schengen e così, lo sanno anche loro che è in malafede. Credo lo facciano per un interesse politico ed è brutto farlo. Sul sangue delle persone. E noi invece andiamo a sentire con questa intervista a Daniele, all'avvocato Daniele Fortis eh, un po' a fare la mappa di quelli che sono i migranti che hanno deciso di rimanere nel Verbano Cusiossola, migranti che questo avvocato assiste per quelle che sono le questioni burocratiche per richiedere asilo nel nostro eh, territorio. Sentiamo. Qual è la situazione del VCO? In VCO abbiamo dei richiedenti asilo, nella, nelle città di Umenia, Verbania e Domodossola sono in tutto più o meno 150 richiedenti asilo che arrivano da diverse zone del mondo, dall'Africa subsahariana, quindi Mali, Senegal, Gambia e mh, ultimamente stanno arrivando anche persone dal Bangladesh e anche dall'Afghanistan, che con tutta probabilità erano persone che lavoravano stabilmente in Libia e che con i fatti che sono successi negli ultimi, ultimi anni, ormai dal 2011 in Libia c'è una destabilizzazione totale, pertanto c'è gente, ci sono immigrati che lavoravano lì da lungo tempo che stanno scappando da quella situazione. Ecco, il nostro territorio ha accolto queste persone, c'è stata un'organizzazione che sembra abbia funzionato fino ad ora. La nostra provincia sicuramente con i suoi problemi, con le sue contraddizioni, ha comunque risposto reagito bene rispetto ad altri comuni, ad altre zone dove si sono accese delle polemiche un po' più forti. Per ora, quello che sono riuscito a capire io, a captare io dalla popolazione, c'è cioè una bella risposta maggioritaria, ci saranno sempre le polemiche, però insomma. Ecco, lei che lavora al fianco di queste persone, eh, l'integrazione è possibile? Come è possibile? C'è una volontà da parte loro? Assolutamente, c'è una volontà da parte loro di normalità. Oltre adesso a lavorare per le loro pratiche, una volta che loro si saranno inseriti, spero nella nostra società venga riconosciuto un permesso di soggiorno, il lavoro non è finito, secondo me il lavoro inizia lì, l'integrazione non dobbiamo lasciarli soli e dobbiamo sempre più integrarli all'interno delle nostre società. E la religione quanto conta il fattore islam? Il fattore islam conta all'interno diciamo, dei centri, ci sono una maggioranza di, di, di persone che sono di eh, religione musulmana. Dopodiché c'è cioè, il più praticante, il meno praticante tanto quanto per quanto riguarda la religione cattolica, ma questo è un dato statistico. Allora, sulla convivenza di queste persone, non dei migranti ma in generale di quella che è la comunità islamica nella nostra provincia e ancora sui fatti di, sulla convivenza appunto della comunità locale con la comunità araba e sui fatti di Parigi, il nostro Vincenzo Amato ha chiesto un parere a un rappresentante della comunità senegalese. Sentiamolo. All'interno della comunità senegalese com'è che avete accolto questa notizia della strage che è venuta in Francia? L'abbiamo vissuto durissimo perché è una cosa che condanniamo tutti dall'ultima energia che abbiamo, perché l'Islam non, non è questa, è una, una religione di tolleranza, di pace, Allora una, una, delle persone che ci dicono musulmani, e uccidono persone, quella, non, non possiamo essere d'accordo di, 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 di quel fatto lì. Allora le condanniamo tutti a dire basta da, 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 da questi tipi di, 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 di persone che, che le gente usano eh, per, per, per farle ammazzare delle gente, perché loro non capiscono, in eh, realtà secondo me, non capiscono cos'è cos l'Islam. L'Islam non è quella, però delle gente che, che magari vogliono uccidere delle persone, usano quelle gente lì, le prendono e poi, non lo so, le fanno diventare parsi secondo me. Sono persone fuori, fuori di testa. Allora, Lei da quanti anni è nel VCO, in Italia nel VCO? Io sono qua da più di 12 anni. E qua siamo, siamo bene noi no, no, l'islam lo viviamo come, come si dove preghiamo facciamo tutte le cose qua e poi e con le gente che, che abbiamo qua nel vicino a omega dove abito io non abbiamo avuto problemi con, con nessuno allora vuol dire che siamo integrati bene allora, viviamo la nostra religione benissimo. Già Don Renato, perché la testimonianza di questo ragazzo è abbastanza esaustiva, ma eh, l'avvocato diceva che il nostro compito eh, non finisce nel momento in cui diamo dei documenti di riconoscimento a questi ragazzi arrivati appunto da questi teatri di guerra, inizia proprio lì il processo di integrazione. Ma nella nostra società è possibile questo processo di integrazione anche su eh, sull'onda di queste emozioni che l'Occidente sta vivendo? Sì, esatto, io credo che la prima cosa. È quella di difendersi un po' dalla, dalla reazione emotiva, perché come ha detto bene il viceprefetto, noi stiamo parlando di una tragedia venuta a Parigi da cittadini francesi che non sono arrivati sui barconi. Erano cittadini francesi con pure i documenti, poi dimenticati o meno in macchina, sarebbe da sorridere se non fosse una tragedia, però questo ci dice che perché allora dobbiamo portare il problema sull'immigrazione? Credo che dovremmo portare il problema sulla violenza e su chi vuole criminalizzare la religione, sia chi l'ha usato, Allah è grande e io ti uccido, quella è una bestemmia, e sia su chi dice quello è l'Islam, allora i musulmani ci hanno dichiarato guerra, detto poi da qualcuno, Messia ha consentito, che cosa non ha detto della religione cristiana, abbiamo avuto il Dio Po, le sorgenti, il battesimo... Le Abbiamo avuto una carrellata di, di presa in giro della religione cattolica, se questi sono i difensori della religione cattolica. Il nostro Dio è un altro, sia di chi accusa sia chi difende. E credo che l'integrazione debba essere proprio su alcuni valori fondamentali della dignità umana. Non della criminalizzazione. E allora andiamo a sentire proprio a proposito di integrazione di culture diverse che cosa propone Ali Bouchbica, che è stato uno dei rappresentanti simbolo della comunità islamica del BCO, sempre al microfono del nostro Vincenzo Amato. In questi giorni, a causa anche di questi episodi, Qualcuno, non so, la gente vi vede eh, sapendo che tu sei musulmano, tante altre persone, sono, vi vede con un occhio un po' diverso, magari vi ha fatto pesare il fatto di essere eh, musulmani? Sì, ma questa, questa qua è una, una cosa quotidiana, e soprattutto quando questi, questi atri dall'11 settembre fino adesso, però. Nella nostra piccola realtà c'è cioè, tanta convivenza e eh, dobbiamo stare molto, molto attenti di non confondere tra questo, questo atto terroristico... E con la religione islamica. Noi siamo cittadini italiani, siamo ben integrate. E questa questo metterà anche, di, eh, io chiedo a tutti i comuni, alla prefettura, alla questura, a tutti di aprire un confronto con la nostra, con la nostra comunità, che è una comunità che è di cittadini italiani, eh, per vedere i problemi, di, eh, di, di soprattutto. Tutti i ragazzi che sono nati qua, che non, devono, essere, dev, dev, devono sentire i cittadini italiani con tutti gli affitti. Allora, devono sentirsi cittadini italiani con tutti gli effetti. Questa è il, la speranza che lancia appunto Ali Bouchbica rispetto ai giovani della comunità islamica che risiedono nel nostro territorio, che sono nati in Italia e che si sentono eh, italiani. A proposito di giovani, l'ultima riflessione della trasmissione con Don Renato vorrei riservarla a quelle immagini shock che molti di noi hanno visto passare nelle ultime ore sui telegiornali e poi riportate anche sulle prime pagine dei quotidiani. Allora, la la guerra del terrore si consuma sempre più attraverso i bambini ed è davvero sconvolgente Don Renato la foto le immagini di quel ragazzino di 10-11 anni che ha giustiziato pistola in mano due presunte spie russe. Sì, credo poi la violenza di usare un video, di mandarlo, eccetera. Questo ci fa riflettere e credo per concludere ci deve mettere tutti davanti a un'educazione alla non violenza. A 360 gradi, terroristi, non terroristi, educare alla violenza, proporre l'arma come soluzione, Io ti, tu lo devi uccidere perché non la pensa come te, quel bambino chissà che capatanta gli avranno fatto, però come dimenticare anche quelle bambine fatte saltare per aria in Nigeria, proprio Montenegro diceva non facciamo i morti di serie A e i morti di serie B, tutti a Parigi va bene abbiamo parlato fino adesso e della Nigeria chi parla anche lì ci sono vittime aggressori spesso bambini ma penso anche che molte volte non ci sono le televisioni a documentarli ma molti bambini penso alla Sierra Leone fanno lo stesso lavoro che abbiamo visto in questo filmato magari con armi italiane pensiamo ai bambini soldato cosa fanno i bambini soldato se non uccidere le persone e noi sappiamo che l'Italia è tra i primi venditori di armi nel mondo. Allora quell'immagine di quel bambino che ci riporta... A un Dio bambino appena nato ci deve far riscoprire che il volto di Dio è la vita e ogni volta che si vende morte, si guadagna sulla morte, si sfrutta giornalisticamente o politicamente sulla morte, si fa una grossa bestemmia. Quindi, forse davvero un invito a convertirci ognuno, non tanto pretendere che siano gli altri a convertirci. Allora, su questo auspicio di Don Renato che io ringrazio naturalmente per essere stato con noi, mi fermo qui. L'appuntamento ovviamente è fra sette giorni con una nuova puntata di Extra. Grazie per averci seguito, vi lascio ai programmi della rete. Sì.